avete capito di cosa si tratta, che importanza e con quanti argomenti, e ringraziamo veramente il professor Giacomo Coccaglio di questa bella presentazione. Due cose solo per collegare: quando lui parla della diffusione del Liberty, effettivamente avete visto che si creano i famosi formatori, perché il cemento era stato importato da Portland in quel periodo, dall'Inghilterra, e non si usava il cemento per costruire le case. Il cemento per costruire le case strutturali l'ha inventato Le Corbusier, perciò abbiamo dovuto aspettare un bel po' di anni, capito? Il cemento si usava come decorazione. La seconda cosa, velocissima, avete visto le donne con il rosario in mano. Ecco bene, quando è uscito il libro c'è stata un'università inglese che si è interessata di questo aspetto, perché le donne consideravano la fotografia, erano riottose a farsi fotografare, perché le più anziane pensavano che si rubasse ancora l'anima. Qui c'è tutto il vecchio discorso del significato di mago, mago straordinario. Allora loro accettavano che il Goblin facesse foto se tenevano in mano il segno del rosario. Ecco, e c'è stato uno studio particolare che è stato fatto attorno agli anni 80 a Cambridge, proprio uscito poi anche uno studio in riferimento a queste foto. Ecco, un secondo solo, posso rubare? Sì. Parlando del Liberty, teniamo conto che uno dei più grandi monumenti Liberty che abbiamo in Italia è San Pellegrino, no? Il Casinò. E nel Casinò abbiamo i nomi fondamentali in Italia, diremmo, per l'arte Liberty: Squadrelli, Quarti, abbiamo Croce, abbiamo Vedani e via dicendo. E quindi decoratori, vetrai, il lavoratore della lavorazione del legno, quelle vetrate stupende, meravigliose. E beh, se voi andate dietro la scuola alberghiera, trovate una casa di un imprenditore, di tal Gherardi Angelino, il quale io la chiamo casa catalogo. Vedete, questa casa ha tre balconi con colonne tutte diverse, ha delle finestre una diversa dall'altra, ha nell'atrio davanti a casa quattro formelle con le quattro stagioni. E io dico, questa è la casa catalogo, perché quando venivano ordinagli, che finestra vuoi, che vuoi un balcone così, così e così, eccetera, oppure quelle quattro formelle voi le vedete al bar Frassoni riprodotte tale quali, e magari colorate col cemento colorato, similmente anche a Piazza, li faceva il Goglio. Se voi andate a prendere casa Mostacchi, un altro imprenditore, vedete sulla facciata le quattro stagioni, quattro giovanetti, quattro stagioni. Andate nel ristorante, il ristorante La Posta, nel soffitto ci sono le quattro, quegli stessi dipinti, colorati, che sono quelli ancora in facciata. Cioè, quindi questa ripetizione è l'interpretazione locale di quel grande Liberty che San Pellegrino gli ha dato in là. Perfetto. Allora, avete capito? Ecco, adesso però abbiamo parlato di un personaggio. Ma dobbiamo invece adesso parlare del significato e dell'importanza dei fondi, cioè di vari personaggi che sono raccolti, cioè qual è il significato della fotografia quando organicamente diventa fondo culturale, e il Centro Studi Vallimania sta operando in modo approfondito e probabilmente unico in Lombardia su questi aspetti. Antonio Carminati, prego. Grazie. Ringrazio gli amici dell'Archivio Bergamasco per l'opportunità che ci è stata offerta di partecipare ai presenti lavoro che il nostro Centro Studi sta compiendo da alcuni anni sul territorio. Io parto un po' da lontano per meglio inquadrare l'Archivio delle Immagini nel contesto del programma di documentazione che il Centro Studi ha messo in atto in questi anni, e soprattutto con riferimento ai significati che abbiamo voluto dare al nostro lavoro. La ragione, una breve premessa, la ragione sociale che ci aiuta a capire anche il significato che per noi hanno le fotografie e l'uso che ne vogliamo fare. La ragione sociale del nostro sodalizio culturale, che per semplificazione da tutti è conosciuto come Centro Studi Vallimania, in ragione della sua sede principale, in realtà richiama una serie di altri ingredienti fondamentali che caratterizzano tutto il suo operato. Cioè, nella sua dizione completa, infatti, ossia Centro Studi di Cultura, Economia e Amministrazione della Montagna,
è racchiuso uno degli obiettivi statutari che fa sì che il nostro centro studi interpreti la cultura non come elemento a sé stante e quindi finalizzato solo alla conoscenza, alla produzione della conoscenza fine a se stessa, ma si integri soprattutto con altri due elementi, quello dell'economia e dell'amministrazione della montagna, noi diciamo, ma più in generale delle aree rurali o marginali. Una cultura dunque che vuole mettersi in gioco, che vuole produrre il cambiamento, che si trasforma, che vuole trasformarsi in laboratorio di pensiero e si affianca ai programmi di sviluppo territoriale. E anche gli archivi che, sui quali stiamo lavorando, tra cui quello fotografico, devono concorrere a questo scopo. Dunque, tale ottica di partenza, diciamo così, aperta, ha fatto sì che il nostro centro studi, dopo un periodo di rodaggio, abbia iniziato a definire, a individuare sul campo il concetto di bene culturale diffuso, rappresentato da una serie di componenti della realtà, ciascuna delle quali espressione di una tradizione sociale ed economica, espressione della vita nei luoghi di lavoro e della sua quotidianità. Il centro studi quindi non si è occupato solamente di promuovere ricerche o di pubblicare libri, bensì tutte le volte che ha individuato dei beni culturali di preminente interesse collettivo si è preoccupato di trovare anche il modo di mettere in atto quelle modalità per porli sotto tutela, per valorizzarli, per farli conoscere e per restituire una funzione a molti di questi beni. Per questo abbiamo più volte affermato, ad esempio, che non so, un tetto in piede oppure una festa popolare che richiama antiche tradizioni o un flautino, espressione del paesaggio sonoro rilevato sul posto, sono dei beni altrettanto importanti quanto un libro, una fotografia, perché rappresentano un concentrato di saperi e di culture. Dunque la conservazione di questo patrimonio di pratiche e di conoscenze è diventata una questione di modernità e la fotografia ha contribuito e può contribuire anche in modo rilevante a mettere in evidenza alcuni di questi aspetti della cultura materiale delle nostre popolazioni. È stato deciso, questa è una decisione che è nata gradualmente, spontaneamente, nel corso a partire da 10-15 anni fa, di sviluppare almeno tre canali di ricerca per l'acquisizione, lo studio e la valorizzazione delle fonti relative ad altrettanti capisaldi, dei centri di interesse del nostro operato. In sostanza abbiamo deciso di mettere a fuoco il lavoro intorno a tre archivi. L'archivio dell'edilizia, sempre nell'ottica di costruire dei processi culturali che favoriscono il cambiamento, la conoscenza della realtà e il cambiamento. E in questo contesto di documentazione diventa anche, assume un ruolo importante l'archivio fotografico di cui parleremo. Ma il primo archivio su cui abbiamo lavorato è stato quello dell'edilizia rurale di tradizione. Cioè abbiamo inserito in un sistema informativo la catalogazione di circa 1500 fabbricati rurali di pregio della Valimania e della Valle Taleggio per documentare una specifica tradizione architettonica locale e alcuni elementi caratteristici della tradizione, dell'esperienza insediativa che è nata, si è sviluppata ed è maturata nelle nostre valli. E ciascuna di queste 1500 schede, ad esempio, è affiancata e documentata almeno da due o tre fotografie che, pur non avendo alle spalle un autore importante, però hanno una funzione documentaria importante sotto il profilo dell'individuazione del bene, della lettura, delle sue componenti e che a noi interessa siano riconosciute, poste sotto tutela e valorizzate. Circa la metà di questi 1500 manufatti sono stati catalogati da noi alcuni anni fa utilizzando la procedura del SIRBEC regionale, mentre la parte lì, per cui compilando la scheda, una scheda molto dettagliata che è la scheda approvata dal Ministero dei Beni Culturali, mentre l'altra parte, la parte rimanente, circa 700-750
150 manufatti rurali, soprattutto stalle, piccole costruzioni. Per questa parte rimanente abbiamo utilizzato una precedente catalogazione, soprattutto per quanto riguarda il territorio della Valle Taleggio. Questo materiale, schede e fotografie, è confluito in tre strumenti operativi che sono fruibili. Innanzitutto un sito web appositamente dedicato, www.aers.it, cioè archivio dell'edilizia rurale storica della Vallibania e della Val Taleggio. Inoltre è stata proposta un'applicazione web chiamata La strada dello stracchino e della pietra, con affiancato un progetto di realtà aumentata, dove i 1500 fabbricati, ciascuno documentato anche con il mezzo fotografico, è rintracciabile sullo schermo dei telefonini di ultima generazione, per cui in qualsiasi punto, dopo aver scaricato l'applicazione, uno va in Vallimagno, in Val Taleggio, e fotografando l'ambiente è possibile rintracciare i fabbricati rurali, per cui leggere le schede e vedere le fotografie, per cui ottenere delle prime informazioni entro un raggio di 200 metri dal posto in cui il rilevatore si trova. Infine abbiamo prodotto un volume dedicato alle tecniche costruttive di alcune infrastrutture per dare alcune chiavi di lettura del costruito, il titolo appunto è Prida e Pioida, per favorire questo ulteriore elementi di conoscenza. Per cui il primo archivio, l'archivio dell'edilizia rurale di tradizione. Il secondo archivio, l'archivio dei fonodocumenti e dei videodocumenti, cioè in questi anni, sempre utilizzando lo strumento dell'intervista, abbiamo costituito un archivio di circa 600 fonodocumenti, 600 interviste acquisite con nastri DAT di 60 minuti ciascuno e di circa 500 videodocumenti acquisiti mediante la tecnica del mini DV di 60 minuti ciascuno, con l'obiettivo questo di far tesoro della vita delle persone, dell'esperienza dei protagonisti, della storia sociale delle nostre popolazioni, per rendere dunque vive le immagini e raccontate dai diretti protagonisti che le hanno vissute. Questo è un archivio in continua espansione, perché è un lavoro che non ha mai termine, è un continuo lavoro di acquisizione che continua tuttora. Il terzo archivio è l'archivio delle immagini, fotografie e cartoline storiche. Io non mi sono avvalso del video, per cui faccio riferimento alle pubblicazioni che abbiamo realizzato nelle due collane, soprattutto quella dei fonodocumenti di cui parleremo, delle fotoimpressioni di cui parleremo più avanti, e la collana sulla cartolina storica. Per quanto concerne l'archivio delle immagini, il Centro Studi Vallimania ha intrapreso un'opera di raccolta di immagini fotografiche di varia provenienza, con il fine di costituire un archivio di riferimento per la valle, ma non solo. Le immagini reperite da privati o fondi facenti capo a fotografi professionisti vengono scansionate ad alta risoluzione, ma ormai più semplicemente acquisite, dato che in molti casi il materiale arriva già su supporto digitale, comunque memorizzate. Un buon numero di immagini, ma non tutte, è stato schedato secondo gli standard forniti dalla Regione Lombardia ed esunti dalla famosa scheda F del Ministero per i beni culturali. Si tratta quindi della creazione di una raccolta di immagini, per lo più in formato elettronico, archiviate utilizzando un apposito strumento informativo che ne favorisce intanto la facile consultazione, uno strumento che stiamo adesso rivedendo in relazione anche al trasferimento di tutto il materiale e la biblioteca del Centro Studi in altra sede. Due dati veloci. Durante la prima fase di realizzazione del progetto, che ha avuto inizio nel 2001, avevamo proceduto alla catalogazione con acquisizione digitale di circa 3.000 immagini della valle, tra fotografie circa 2.100-2.200 e cartoline oltre 5.600, cartoline storiche che poi sono materiale che è confluito in alcune collane editoriali del nostro Centro Studi. E il risultato è un archivio di immagini finalizzato alla conoscenza della storia sociale del territorio e delle sue modificazioni, per cui dell'evoluzione intervenuta soprattutto nel secolo scorso.
In aggiunta a questo primo fondo, quello che ha costruito un po' il corpus iniziale, il motivo di avvio di tutto il lavoro, diciamo un fondo abbastanza eterogeneo dove sono confluite immagini di varia provenienza, ci sono i fondi fotografici invece relativi ai singoli autori in relazione alle diverse monografie che abbiamo pubblicato. La visibilità dell'operazione è stata data attraverso la contestuale pubblicazione di una collana, ciò dedicata, dei libri fotografici, la collana appunto di fotoimpressioni, quella collana grigia di grande formato che vedete esposta, che sicuramente molti di voi conoscono già. E sinora abbiamo realizzato 15 volumi, ciascuno, non tutti, ma gran parte di questi volumi poi hanno dato seguito a mostre fotografiche, insomma, e all'implementazione della banca dati. Ai fondi riferiti ai singoli autori, ne citiamo alcuni: Alfonso Modonesi, Peppi Merisio, Rinaldo Della Vite, Dante Frosio, Santino Calegari, Emilio Frisia, Carlo Leidi, Emilio Moreschi, Cesare Colombo, è presente anche l'amico Emilio, che ringraziamo anche per l'ospitalità. Di Emilio Moreschi ricordiamo la sua attività di documentazione del mondo contadino degli anni 60-70. Di Emilio Moreschi abbiamo acquisito circa 6.000 immagini, correggimi, digitalizzate, che fanno parte, insieme a quelle di Merisio e degli altri autori, di Modonesi, di Emilio Frisia, di Cesare Colombo, nell'archivio fotografico del nostro centro studi. Sono fotografie estremamente interessanti perché documentano il cambiamento. Poi vedremo il passaggio tra i ritrattisti come il Goglio e i fotografi come Merisio o Della Vite, perché è un passaggio interessante, un punto di vista completamente diverso. E complessivamente si parla di alcune migliaia di immagini. Ripeto, non abbiamo il dato esatto quantificato, perché stiamo riordinando l'archivio in funzione di una sua nuova collocazione. E sono fotografie che si riferiscono al periodo, soprattutto nel nostro archivio, al periodo della grande trasformazione, cioè dalla fine degli anni 50 sino agli anni 80 del secolo scorso. Inoltre il nostro centro studi ha ordinato diversi altri fondi, non in ragione dell'autore, ma in ragione di alcuni temi che a noi sono interessati e sui quali abbiamo sviluppato le nostre ricerche. Per cui, oltre ai fondi legati ai singoli fotografi, dicevamo Moreschi, Merisio, eccetera, eccetera, ci sono dei fondi legati ad alcuni temi di ricerca: l'emigrazione, gli ex voto, la civiltà dei bergamini, la caccia. Sulla caccia, ad esempio, abbiamo parecchie migliaia di foto di alcune riviste bergamasche di cacciatori, in attesa di essere anche lì tutte digitalizzate e informatizzate. Il nostro interesse per la fotografia è posto nel fatto che essa è un formidabile strumento di conoscenza della realtà. Abbiamo visto le foto di Goglio prima come sono efficaci, ossia la fotografia non è solo una mera riproduzione della realtà, bensì è soprattutto una modalità di conoscenza e di comunicazione, cioè un sistema di segni grafici attraverso i quali scoprire forme, spazi e tempi della storia e della quotidianità dei luoghi e delle persone. Un linguaggio universale, dunque, che si presta sia alla lettura di persone colte. Abbiamo visto la ricerca dei particolari in queste fotografie costruite, sono fotografie straordinarie, no? Ci si potrebbe fermare su ogni fotografia per delle ore, per leggere le azioni, i comportamenti, però ecco, è tutto un'attività di ricerca che continua. Ecco, e Bergamo, da questo punto di vista, va detto che è una realtà fortunata, perché può disporre di diversi archivi fotografici. Noi ce ne siamo un po' resi conto in questi anni, molti dei quali purtroppo ancora sparsi, poco conosciuti, appartenenti a giacimenti privati, molte volte difficilmente raggiungibili e fruibili. Nonostante ogni tanto emerga questa questione, mi ricordo era stata affrontata anni fa con alcuni assessori anche provinciali, con Mirandoli in modo particolare, che mi ricordo io, non esiste ancora una fototeca provinciale. Questo è un po' il grosso progetto che Bergamo si era posto, in grado di rappresentare questo immenso patrimonio
a rischio di dispersione, di frammentazione e di perdita sia fisico-materiale che di valore, anche se mi sembra di capire che la Fondazione Bergamo nella Storia probabilmente si sta un po' candidando nel costituire un riferimento per la creazione di un archivio dove far confluire questo patrimonio in parte pubblico, in parte privato, ancora sparso e poco conosciuto. Abbiamo appreso con piacere questa sera che il fondo di Tito Terzi, di cui da anni si diceva cosa succederà, ma questa è veramente una bella notizia, perché sono fondi interessantissimi e importantissimi. Giacomo Calvi, abbiamo visto prima, ci ha dato un'anticipazione attraverso l'archivio di Eugenio Goglio del contributo alla conoscenza offerto dai molti ritrattisti bergamaschi che hanno operato dalla fine dell'Ottocento sino ai primi decenni del secolo scorso. In Valimagna io ricordo il contributo, ma non perché li abbia conosciuti, ma perché li ho in parte incontrati durante il nostro lavoro, il contributo della famiglia Arrigoni di Locatello, fotografi poi sempre di ritratto, poi imparentatesi con i Taramelli di Bergamo e in seguito di Battista Mazzoleni di Santo Movono e infine di Dante Frosio, che forse ha rappresentato il punto di passaggio tra la fotografia del ritratto, ferma dalla posa, la fotografia costruita, e quella invece dell'azione, o più spontanea, ma sempre una fotografia ricercata e pensata. Ogni valle può contare sui suoi fotografi di riferimento, per la maggior parte dei quali la fotografia era anche una professione, magari non l'unica, ed essi operavano soprattutto sulla base di una committenza, erano le famiglie o i gruppi che in poche ma ufficiali occasioni di ritrovo richiedevano l'intervento del fotografo per farle tracce. Insomma, era un evento importante quello della fotografia, che non succedeva sempre, e sia il fotografo operava una serie di azioni di preparazione della fotografia, ma era anche una scelta, quella della famiglia o del gruppo, maturata da tempo, non era una scelta improvvisata o ricercata, insomma. E questo, le fotografie invece di paesaggi di questi fotografi ritrattisti invece il più delle volte erano fatte per le cartoline, cioè avevano una funzione anche divulgativa. Un interessante contributo a tal proposito è stato offerto dallo studio di Giovanni Cavadini, pubblicato nel 2004 negli atti dell'Ateneo di Bergamo, che fa una ricostruzione anche di dettaglio dei principali fotografi ritrattisti un po' ben rappresentati nella sua massima espressione da Eugenio Goglio. Ma sempre di quel periodo, ecco da qui l'importanza anche di una fototeca, ci sono archivi lontani, esistenti, assai importanti, come quello ad esempio presso l'Istituto di Linguistica dell'Università di Berna, dove sono conservati gli straordinari servizi e gli studi di Paul Schuermayer, il ricercatore che nei primi decenni del secolo scorso indagò anche molti villaggi della nostra provincia, entrò in molti dei nostri paesi e li documentò. Recentemente, ad esempio, in vista della pubblicazione di uno degli ultimi nostri volumi sulla civiltà dei Bergamini, del professor Michele Corti, abbiamo acquisito proprio dall'Istituto di Linguistica dell'Università di Berna circa 40-50 immagini di Paul Schuermayer, sempre in formato digitale, di importanza culturale per documentare ad esempio una transumanza dalla Valimagna fino a Sant'Angelo Lodigiano. Per cui riuscire ad acquisire anche in forma digitale questi archivi distanti, periferici, è che riguardano la storia sociale del nostro territorio, un'operazione assai importante. E il progetto mai attuato di fototeca provinciale, mi ricordo quando se ne parlava anche con Mirandola, aveva proprio questa funzione, cioè di raccogliere, allora in forma anche cartacea, oggi soprattutto in forma digitale, le fonti fotografiche e gli archivi di autori diversi, affinché possano essere conosciute, divulgate, rese fruibili, pur senza pregiudicare i diritti di proprietà e di riproduzione che rimangono comunque in capo ai soggetti proprietari. E la provincia di Bergamo, con l'acquisizione del Fondo Goglio, ma anche la Fondazione di Bergamo nella storia, la Fondazione Sestini con l'acquisizione del Fondo Lucchetti e di altri fondi di cui
l'amico Emilio Moreschi prima ha individuato, avevano forse cercato, ecco, queste operazioni di dar vita, di dare spessore, di dare concretezza a questa esigenza, che però mi sembra che non abbia avuto insomma, sufficiente visibilità sinora, un'operazione poco conosciuta. Ecco, l'auspicio è che probabilmente che l'istituto, la Fondazione Bergamo della Storia, veramente diventi un luogo dove questo possa avvenire, perché siamo in presenza di un patrimonio straordinariamente importante. La fase storica dei ritrattisti bergamaschi termina con la prima metà del secolo scorso, con l'avvento del fascismo. Ecco, io sono considerazioni queste che in questi anni abbiamo condiviso ampiamente con alcuni esponenti importanti della nostra fotografia, non solo della fotografia bergamasca, ma internazionale, come Merisio, come Modonesi, insomma. Il fascismo, per la verità, non ha introdotto novità salienti in campo fotografico, perché ha sempre avuto paura di rappresentarsi attraverso fotografie che non fossero quelle di regime, tant'è che di fotografie di quel periodo ce ne sono, e negli archivi è anche facile trovarne, ma non c'è però la verità storica. Ci sono parecchie immagini fotografiche ufficiali, quelle di facciata, ma non abbiamo quelle delle storie vere delle persone. Non le abbiamo perché probabilmente i giornali non le pubblicavano, non avrebbero mai pubblicato cose contrarie al fascismo, non era consentito. Esiste però un parallelismo storico interessante da cogliere, e che ha costituito un po' l'anima anche di tutta l'esperienza dei fotoreporter bergamaschi di cui parleremo, di cui adesso entriamo in discorso, che ha caratterizzato un po' una parte importante del lavoro di documentazione del nostro centro studi. Cioè, proprio in quel periodo, negli Stati Uniti, durante la Grande Depressione, in Italia siamo in pieno periodo fascista, il governo degli Stati Uniti istituì una organizzazione specifica, la Farm Security Administration, alla quale era stato affidato il compito di documentare e raccontare attraverso la fotografia la vita del paese, e 7 tra i più grandi fotografi americani erano stati sguinzagliati allora per il paese con l'obiettivo di raccontare cosa stava succedendo effettivamente in America negli anni 30. Ecco, il fascismo non avrebbe mai fatto un'operazione di questo tipo, perché probabilmente non voleva che fossero scoperte le carte, quindi esattamente il contrario. Dunque, mentre in altri paesi, negli Stati Uniti ad esempio, ma anche in Francia o in Inghilterra, autori come Lange, Evans, Smith, in Italia questo non, lo stesso periodo storico in queste realtà è stato ampiamente documentato da grandi fotoreporter, in Italia questo non è avvenuto. Da noi questo processo di documentazione della realtà è iniziato alcuni anni dopo, alcuni lustri successivi, cioè sostanzialmente dalla metà degli anni 50 in poi. A Bergamo, ad esempio, proprio in quel periodo, un gruppo di fotografi ha incominciato per la prima volta a fare ricerca con la macchina fotografica, fare ricerca sociale, entrando dunque nella realtà, entrando anche nelle nostre valli. Entusiasti di raccontare attraverso immagini storie di uomini, di architetture, di luoghi, di ambienti, di lavori, di mestieri. Prima da soli, poi in gruppo. Pepi Merisio in un certo senso ha tracciato la strada della ricerca, e poi ha fatto scuola, seguito in breve da molti altri esponenti di spicco, che poi sono diventati esponenti di spicco della fotografia italiana: Rinaldo Dalla Vite, Carlo Brembilla, Alfonso Modonesi, Carlo Leidi e molti altri. In breve tempo Bergamo ha saputo esprimere una realtà straordinaria, facendo addirittura scuola a livello nazionale. Cioè, Bergamo era diventata una dei tre punti di riferimento della fotografia italiana. Aveva cioè preso piede un altro modo di fare fotografia, che non era più quella dei ritrattisti bergamaschi alla Goglio, per intenderci, o quella di regime, di facciata, ma quella del fotoreportage. Bergamo ha espresso una generazione di fotoreporter straordinari. A differenza di quanto però avvenne in America con la Farm Security Administration, questi nostri bravi fotografi non agivano su committenze, questo è un aspetto da non sottovalutare, quindi non erano stipendiati, ma operavano sulla base di una loro autonoma istanza culturale per raccontare e documentare con la fotografia la vita delle persone e degli ambienti.
E sin dagli anni 60 quel fermento di rinnovamento della società che si respirava un po' nell'aria a tutti i livelli aveva evidentemente toccato anche la fotografia e più in generale tutto il contesto delle arti. E tutti questi fotografi, alcuni dei quali poi sono diventati noti professionisti in campo internazionale, allora erano semplicemente dei dilettanti che stavano costruendo la loro storia e inconsapevolmente, più o meno inconsapevolmente, stavano documentando la storia di un paese e di tutta la provincia italiana. E grazie a questa documentazione noi oggi possiamo far tesoro di documenti veramente di straordinaria importanza. Cioè facevano fotografie, usavano il mezzo, la macchina fotografica e la loro sensibilità per documentare delle cose che non erano mai state documentate fino a quel momento. Bergamo dunque è stato uno dei cardini più robusti della fotografia italiana del Novecento, avendo espresso grandi autori che si sono imposti a livello internazionale e inizialmente erano persone semplici, sconosciute, uno era uno studente, l'altro era un impiegato dell'INPS, l'altro ancora faceva il grafico, l'altro ancora insegnava, ma c'era un filo conduttore che li animava e hanno saputo dar spazio a questa istanza documentando realtà italiane estremamente importanti. E quando questi fotografi che in parte abbiamo documentato nelle nostre collane di libri nella nostra collana di libri fotografici partecipavano a mostre fotografiche, a esposizioni o a premi molto, molto in vista, era il premio Fermo in quegli anni, vinto più volte ad esempio da Merisio e da Modonesi, il loro contributo spiccava, il contributo dei fotoreporter di Bergamo, ed essi portavano sempre esperienze di ricerca che venivano documentate attraverso mai la singola fotografia, ecco la fotografia di ritratto che in sé racchiude tutto, ma attraverso una fotografia pur bella, anzi bellissima, ma attraverso un racconto fotografico di 7 o 8 immagini. E questo è stato veramente un momento importante della nostra fotografia. Paris Match in Francia, Live o Look negli Stati Uniti erano giornali che raccontavano storie di uomini e ambienti e tiravano allora milioni di copie. In Italia le principali riviste di società e costume come Epoca e l'Europeo si avvalevano, non a caso, dei fotoreporter di casa nostra come Merisio e Modonesi, uno lavorava per Epoca e l'altro per l'Europeo. In questo senso si può affermare che Bergamo ha dato un importante contributo alla fotografia italiana, alla fotografia del fotoreportage e alla fotografia in generale, e questo è un motivo in più che avvalla l'esigenza di costituire un centro fotografico importante per documentare questa esperienza che è andata ben oltre i confini della nostra provincia. E ad esempio nell'ambito del circolo fotografico bergamasco, fondato inizialmente spontaneamente da un gruppo di amici, aveva preso piede questa nuova corrente di pensiero e i fotografi si scambiavano un po' tutte queste idee, notizie, anche dal punto di vista culturale che riguardavano la fotografia e le nuove tecniche del fotoracconto, si recuperavano vecchi giornali fotografici o quelli che stavano uscendo, circolavano allora a Bergamo gli abbonamenti a Live e a Look per vedere cosa facevano i grandi fotografi d'Oltralpe e d'Oltreoceano, insomma, per cui si erano instaurati dei canali di comunicazioni molto diretti e concreti con la storia e le vicende della fotografia internazionale. E proprio questo è stato il periodo d'oro per le nostre valli, che improvvisamente sono diventate territorio privilegiato della ricerca di molti di questi fotografi di reportage. Essi volevano documentare soprattutto quelle realtà che, come era successo precedentemente negli Stati Uniti o in altri paesi, stavano scomparendo. La fotografia diventava uno strumento per documentare dei territori di frontiera, delle situazioni o dei luoghi che stavano per scomparire definitivamente. Alfonso Modonesi, ad esempio, racconta che quando era entrato le prime volte in Valimagna, nei primi anni 60, aveva trovato un mondo che si era, per così dire, cristallizzato, ossia non si era evoluto invece come aveva registrato da altre parti, in Lombardia o anche nella stessa Bergamasca. Cioè aveva trovato fondamentalmente un ambiente e delle situazioni che erano ferme probabilmente all'Ottocento e ancora prima.
tutto in valle, racconta Alfonso, pareva immutato, soprattutto le architetture. Ecco, l'architettura era è stato certamente uno degli elementi di traino dei nuovi interessi di questi operatori culturali, no? Che entravano appunto nei territori. E gli ambienti umani allora, racconta sempre Alfonso Modonesi, erano rappresentati soprattutto nelle valli da uomini vecchi e bambini, cioè scusate, da donne vecchie e bambini, perché gli uomini non c'erano, erano all'estero per lavoro e la sua difficoltà era sempre quella di venire a contatto con una realtà in un certo senso mancante di una sua componente essenziale, cioè le figure maschili. Così pure Pepi Merisio, che è considerato uno dei maestri per eccellenza della fotografia italiana d'autore, racconta, dice, di essere arrivato in tempo a fotografare il Medioevo, perché le valli e il contesto rurale della provincia italiana ancora fino a tutta la prima metà del Novecento fondamentalmente era quella di tutto l'Ottocento, del Settecento e del Seicento, per cui erano ancora evidenti le radici storiche che affondavano la loro ragione d'essere molto indietro nella storia. Ma l'istanza di ricerca sociale e di curiosità per un ambiente che allora non aveva nessun tipo di documentazione aveva avvicinato alle nostre valli molti altri bravi fotografi, ciascuno dei quali ha saputo rilevare aspetti importanti dei contesti montani prima della grande trasformazione dei costumi dagli anni 60 agli anni 80 del secolo scorso, grazie ai quali oggi possiamo davvero contare su un immenso patrimonio fotografico e documentario vivo, poiché essi tutti quanti erano interessati a cogliere l'evoluzione del contesto e la loro fotografia è stata quella dell'azione, del movimento, non più quella ferma della posa, quella costruita dei ritrattisti di inizio secolo, per documentare appunto i luoghi della vita e del lavoro. Era quella ricerca che andava, insomma, quella ricerca del carpe diem, dell'attimo fuggente, dell'azione, del lavoro. Ricordiamo le belle foto di Alfonso Modonesi del maglio, di Merisio del maglio delle Fucine, o di Modonesi di Merisio del maglio di Clanezzo, o di Modonesi nel maglio delle Fucine, o sempre di Merisio nella filanda di Sotto il Monte, dove insomma hanno saputo cogliere l'immediatezza non costruita di azioni spontanee, sincere e vere. Non che le foto dei ritrattisti non fossero vere, ma il concetto era fondamentalmente diverso. E la collana, e chiudo, di libri fotografici Foto Impressioni che il nostro centro studi ha istituito, ha mosso proprio dall'esigenza di dare visibilità e di far conoscere, non che non fossero conosciuti, ma alcuni senz'altro sono molto conosciuti, ma altri non erano così conosciuti, dare visibilità a questo grande patrimonio, a questo straordinario patrimonio fotografico e di cultura più in generale, esaltando e mettendo in risalto il punto di vista e l'opera dei singoli autori, alcuni dei quali li abbiamo citati, i quali poi sono stati tolti di mezzo e cancellati negli anni 70, negli anni 80, 70-80, ma soprattutto negli anni 80-90 dalla diffusione massiccia della televisione in tutte le case. Non era più necessario che facessero i reporter e che andassero a documentare in Italia e nel mondo la vita delle persone, perché i principali giornali di costume e di società stavano chiudendo e la televisione in sostanza distribuiva in tempo reale tutto quanto avveniva nel mondo. Però i loro documenti che ci sono stati consegnati rimangono ancora oggi a testimoniare quella stagione, quel mondo, quell'ansia di ricerca, un mondo oggi scomparso, un mondo finito. Ogni fotografia che ci richiama quella realtà dalle nostre valli e dei contesti urbani, prima della grande trasformazione, ogni fotografia o ogni raccolta, ogni racconto fotografico è una storia, un'esperienza di vita, un'affermazione di esistenza di luoghi, ambienti, persone sopraffatti da un'idea di progresso che oggi, a distanza di alcuni anni, forse abbiamo capito essere in molti casi irraggiungibile.
Questo è un po' il nostro lavoro che stiamo facendo, e per chiudere, il senso per noi di questo lavoro fotografico è proprio agganciato ad istanze reali di conoscenza e di cambiamento della realtà, e la fotografia è uno strumento che può concorrere a questo, perché ci aiuta a rileggere parte della nostra storia, che diventa per noi un punto fermo di quello che le nostre realtà, anche quelle più apparentemente marginali, hanno saputo esprimere anche ad alti livelli. E prima di chiudere questo intervento voglio ringraziare sentitamente soprattutto tutti gli autori, tra cui anche Emilio Moreschi, con i quali abbiamo lavorato in questi anni, in modo particolare Pepi Merisio e Alfonso Modonesi, che sono i referenti scientifici della collana di fotoimpressioni, per la loro amicizia innanzitutto e poi per avere condiviso da alcuni anni queste riflessioni che appartengono soprattutto in questo caso nel rapporto personale, alla loro storia personale e alla straordinaria avventura che hanno saputo inventare e interpretare con la macchina fotografica. E Bergamo oggi può essere orgogliosa di avere tra le sue file persone come queste. Ecco, grazie. Allora, benissimo, ecco, proprio conclusione completa al nostro discorso. Prima di passare ad alcune domande, ovviamente abbiamo ancora un 10 minuti, alcune comunicazioni tecniche. Innanzitutto abbiamo qui davanti dei libri di Archivio Bergamasco che sono possibili di acquisto. Seconda cosa, ricordo che venerdì 6 febbraio alle ore 17:30 presso la sede Tassiana in Biblioteca Angelo Mai, Alessandro Persico e Goffredo Zanchi parleranno sugli appunti inediti di Angelo Giuseppe Roncalli, studenti di teologia nel seminario di Bergamo. Vi aspetto ovviamente tutti, e sarà coordinato da Giulio Orazio Bravi. Per agganciarmi adesso alle possibili domande, che mi sembra anche interessante porre ai nostri ospiti, volevo ricordare una cosa, che dalle parole sono emerso sicuramente che la fotografia è ben distante da cedere il passo all'immagine in movimento. Pensate che normalmente, anche adesso con la grande diffusione dell'informatizzazione, la fotografia ha acquisito un'importanza che prima non aveva, proprio per la sua caratteristica di fragilità, e sembrava vincere l'immagine informatizzata mobile. La fotografia sta tenendo testa anche oggi a questi nuovi sistemi di comunicazione più sofisticati, dandoci proprio il senso di una incredibile vitalità che abbiamo appunto visto dalle parole dei nostri relatori, come ancora oggi la fotografia abbia molto da dire. Lascio ovviamente spazio a voi per fare delle domande, chieste anche delle curiosità circa i temi che sono stati trattati. Prego. Prego. Posso fare una domanda? Certo. Volevo chiedere una cosa al signor Camminati. Ho seguito con molta attenzione il suo intervento. E man mano lei parlava, soprattutto quando ha fatto riferimento alla consapevolezza presente nelle parole di Pepi Merisio, che diceva: io ho fatto tempo a fotografare il Medioevo, non ho potuto non pensare ad un libro che è uscito qualche anno fa da parte di Chiara Fugoni, la quale non si occupa di fotografia, come sappiamo bene tutti, però avendo avuto per ragioni biografiche l'avventura di passare gli anni della sua infanzia d'estate a Sottocollina, ha fatto un lavoro bellissimo. Lei ha intervistato tutte le persone di una certa età, ma tutti i nuclei familiari fondamentali di Sotto, e ne ha raccolto, per così dire, la memoria. E il risultato di sintesi che Chiara Fugoni delinea in questo suo bellissimo testo, che si intitola Dalle stelle alle stelle, è proprio quello di mostrare esattamente quello che diceva Merisio, cioè con la grande migrazione,
con lo sbriciolamento della comunità locale, lo sbriciolamento sociale, professionale e di conseguenza anche civile e culturale, è finito un mondo, è finito il Medioevo. Il Medioevo è finito non secondo le canoniche date dei manuali scolastici. Negli anni 60 e 70 del secolo scorso. Esattamente, lei parlava nel suo libro degli anni 50-60, ma siamo lì fondamentalmente. Ora, quello che le volevo chiedere, che mi interessa molto, perché nelle sue parole, ma in realtà anche in quelle di Calvi, in tutt'altra prospettiva, il focus del suo intervento è il rapporto tra la storia, la società e la fotografia, diciamo così, no? Cioè i livelli di intreccio, se posso dire, dialettici tra questi piani sono molto densamente espressi nel suo intervento. Allora le chiedevo, nel vostro lavoro, nel lavoro che state seguendo con il vostro centro studi, avete preso in considerazione, se non ho capito male, anche questa logica delle fonti orali, delle testimonianze, perché lì, parli sotto collina, era proprio il focus della ricerca. Se vogliamo sapere che cosa vi ricordate dei momenti fondamentali nella vostra percezione dei cambiamenti che avete vissuto focalizzandoli come tali. Io posso vivere un cambiamento e non rendermene conto, mentre è fondamentale la consapevolezza riflessa. Le chiedo, c'è anche questo lato, perché se fosse interessante svilupparlo, penso che l'intreccio tra l'attività fotografica e questa documentazione memorialistica sarebbe ulteriormente produttivo e risultato. Due o tre cose mi vengono in mente. Comunque è presente anche il presidente del centro studi, il signor Locatelli, Giorgio, poi magari se vuoi dire qualcosa anche tu, ma a volte io abbiamo chiesto a Mevisio e a Modonesi, ma quando voi venivate nelle nostre valli fotografate, avevate la consapevolezza del cambiamento? No. Cioè, in parte sì e in parte no. Non sempre era presente in forma... consapevole questa consapevolezza, certamente in modo quasi latente, però è una forma di presenza meno manifesta, ma ugualmente presente, ed era presente in questa spinta alla documentazione che probabilmente nascondeva una consapevolezza che qualcosa stava succedendo, che si era raggiunto un punto di passaggio, però non era sempre presente questa consapevolezza. Per quanto riguarda gli archivi, noi stiamo cercando di creare delle relazioni tra più strumenti di documentazione. Infatti abbiamo parlato di tre archivi: l'archivio dell'edilizia rurale, l'archivio dei fono e videodocumenti e l'archivio delle fotografie. Perché se riusciamo a creare un intreccio di componenti, forse diventa più chiaro diventa più chiara la portata culturale della vita nei suoi vari aspetti, perché allora la fotografia diventa non più uno strumento mediato, ma diventa di conoscenza della realtà del fotografo, ma diventa uno strumento diretto. Cioè, se quando noi riusciamo a far parlare le persone che sono state ritratte, ad esempio, non so, sto pensando alla filandera di Merisio nella filanda di Sotto il Monte, quelle belle fotografie, se quelle persone potessero parlare e potessero raccontare la vita, il lavoro che loro facevano in quella filanda, tutto si completa. Se poi avessimo anche la pianta, alcune indicazioni più concrete sulla struttura edilizia di quell'edificio, allora siamo a un livello in più. Per cui sono vari elementi di conoscenza che si completano a vicenda e sono strettamente integrati. Noi stiamo lavorando molto sulla tradizione orale, tant'è che abbiamo costituito proprio un archivio, l'archivio della memoria e dell'identità, l'abbiamo chiamato, dove confluiscono i videodocumenti e i fonodocumenti. Sono proprio delle collane di documentazione che non hanno uno scopo divulgativo, perché ci sono molti elementi anche legati alla privacy. Quando si conversa con una persona e la conversazione dura un'ora, due ore, tre ore, si raggiungono anche livelli molto confidenziali, per cui quello è tutto materiale che intanto il nostro centro studi sta acquisendo e mettendo via. Parte di questa raccolta di documentazione orale poi viene utilizzata in alcune pubblicazioni tematiche, quelle sull'emigrazione, sul mondo contadino, sui bergamini, sulla religiosità popolare, eccetera, eccetera. Però
c'è comunque, noi oggi questa consapevolezza l'abbiamo, che le persone, ecco perché siamo motivati su questo piano della ricerca, perché, ma ne parlavamo prima con Giacomo, e le persone di una certa età, oggi dispiace dirlo ma è così, sono veramente gli ultimissimi testimoni in assoluto di quel mondo che fa riferimento al Medioevo di cui parlava Pepi Merisio. Cioè, passati ancora 20 o 30 anni, non c'è più nessuno di quella realtà. Io, nella mia infanzia, nella mia valle, ho fatto a tempo un po' a capire qualcosina di quel mondo, nella famiglia di mio nonno. E abbiamo colto alcuni elementi di passaggio, ma persone come mio padre, per cui possiamo anche tentare di fare una datazione dagli anni 30 in poi, quelle sarebbero tutte persone oggi la cui memoria sarebbe e la cui esperienza sarebbe da fissare, perché sono quelle persone che hanno vissuto il cambiamento, cioè hanno vissuto il passaggio dal Medioevo alla società moderna. Secondo aspetto, ci sono molti materiali oggi distribuiti nelle case, ne parlavamo prima, materiali anche fotografici, che per purtroppo anche questa è un'osservazione che io spero di essere contraddetto, ma per le nuove generazioni rappresentano un peso, cioè non hanno più una relazione diretta di affezione nei confronti o della vecchia fotografia o del memoriale o del racconto oppure dell'epistolario di guerra, per cui è importante oggi raccogliere e salvare questa documentazione che è ancora molta ed è sparsa nelle case, in molte case, perché c'è il rischio che faccia una brutta fine, perché le persone che le hanno conservate finora, probabilmente i figli non hanno più quell'attaccamento che hanno i loro padri a quel mondo. Noi abbiamo per esempio a Piazza, scusi l'esperienza, una casa Calvi. Calvi erano la famiglia di 4-5 fratelli che sono andati un po' tutti a finire in niente. C'era l'avvocato Calvi a Bergamo, è andato tutto a finire ai frati domenicani, sparito il nome, addirittura la cappella che c'era nel cimitero monumentale di Bergamo, sparita anche quella. Ma noi abbiamo l'ultima casa, Calvi, a Piazza, dove ci sono alcuni documenti importantissimi, i quadri dell'ingegnere Natale Calvi, personaggio che quando in Alta Valle non c'erano le strade, a Bari lavorava per la società delle ferrovie meridionali, tanto è vero che il papà dei fratelli Calvi è andato a Bari. Emilio Calvi, l'ultimo fratello dei figli, è nato a Barletta, vi dicevo che noi non avevamo le strade da giù a fare le ferrovie. Questa casa, non avendo discendenti, sappiamo dove andrà a finire. Io sto supplicando che sia qualcosa al comune, anche solo qualche quadro del Calegari, il Don Marco Calvi, eccetera. Altrimenti tutte cose, ma i documenti stessi. Il famoso dottor Gerolamo Calvi, amico di Simone Maio, che ha scritto di Simone Maio tutta la vita, sull'amico dei ricordi di Milano, eccetera, eccetera. Lì ancora i manoscritti, c'è dentro. Quella roba lì, se non la si porta a casa documentalmente, oggi va a finire e sappiamo dove. Nelle case che andranno, non se neanche parenti, quando non sono badanti. Infatti, prego. Volevo solo ringraziare Antonio Perla di essere riuscito a storicizzare un'azione fatta da fotografi che non tutti noi, io parlo per la mia esperienza, avevamo l'idea di scoprire il Medioevo, non avevamo questa idea, però partivamo da dove? Innanzitutto c'erano queste idee che circolavano di documentare un certo ambiente, ma eravamo tutti fotografi di città. In quel momento le città erano in trasformazione con il grande cambiamento economico e le persone non erano più integrate negli ambienti, mentre andando nelle valli noi trovavamo persone che erano assolutamente l'autenticità nell'ambiente e nelle architetture che c'erano. Questo perché erano probabilmente ancora nel Medioevo, ma noi non lo sapevamo, però ci piaceva documentare questo, perché riscontravamo che nelle città il mondo era diverso ed era effettivamente il mondo che cambiava in quel modo. Però ecco, forse non c'era consapevolezza. Sì, questo però è questo, se mi permettete, se mi permettete, questa è la mia esperienza, certo. Poi però è un discorso complesso questo, non è un discorso facile, perché è un discorso che appartiene al significato della memoria collettiva, al passaggio tra moderno e contemporaneo, è una cosa un po' complessa.
Prego. No, volevo dire una cosa, signor Calvi. Se permette, le lascio una piccola testimonianza, un frammento a memoria orale. Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere in Valbrembana. Quella rimessa Donati, di cui lei ha fatto vedere l'immagine, che poi è diventata la rimessa dei Pullman, prima di diventare Saab, era una rimessa dove tra gli altri lavorava mio padre come autista. No? Io da pochi anni. Lei è? Mangini. Ustia Mangini? Ho conosciuto. Lo so. Io andavo a scuola dal Negra, scendevo da Cusio, andavo a Piazza Brembana, facevo il cambio di autobus, scendevo da Piazza mio padre e andavo a Val Negra. L'ho appena scannerizzato suo padre, vestito lui, il Magnati che è ancora vivo, 85 anni, bellissimo. E la povera la Donati, morta la Giuliana, sorella, sì. Ilaria Donati. L'ho appena messo via con la fotografia, perché tutti gli operai che erano dai carrettieri agli autisti, una volta importanti i carrettieri, ho letto, poi sono diventati importanti gli autisti. Ma le voglio lasciare questo documento, sì, sonoro, se permette. Sì. Tornando a casa da scuola, pigliavo il pullman all'uscita dalla lezione della Val Negra, scendevo a Piazza Brembana, aspettavo il pullman che mi dava mio padre che tornava su in valle. Ma non poteva partire in Piazza Brembana a Verara Santa Brigida Cusio se prima non arrivava il treno Milano. Il problema è che c'erano solo quelli che andavano su e giù per lavoro in valle. Tra questi c'era di Verara il mitico Paoli che era ubriaco 6 giorni su 7 e negli intervalli faceva qualche lavoro, ma viveva in estrema miseria e forse per dimenticare la quale continuava a bere. Però Paoli aveva un'arguzia straordinaria. E un giorno aspettava il pullman con me, aspettava il Milano. Da Milano scendono due splendide ragazze che né io, che ero ragazzino, né Paoli, che era vecchio e anziano, avevo mai visto in vita nostra. Solo che lui era disilluso, diciamo così, dalla vita. Io ero un ragazzo che si affacciava all'esistenza, i miei occhi erano stupefatti, ero ammutolito di fronte a tanta bellezza. Scendevano da Milano, chissà dove venivano e chissà dove stavano andando. Paoli, che era sobrio in quel momento, ha colto il mio sguardo, lo ha letto istantaneamente e per dirmi non preoccuparti, che la vita ha tanti aspetti, mi ha detto semplicemente così, chiedo scusa in anticipo della frase, Ada, Giorgio, perché è lei, caga come te. E come dire, non ti incantare all'apparenza, sono esattamente umane come te, nella più umana delle funzioni. Bella, bella, va bene, ecco, mi sembra... Ecco, con questa bellissima frase possiamo concludere. Grazie a voi e alla prossima. Ciao Antonio, complimenti, bello, dai, bello, grazie. Tu cosa con grazie?